faccio Topolino. Lui era, recitava in diagonale. Ombre. Da schievo lavora. Da boschi lavora, due schieme d'aria, di crudo sopra. C'è una scritta in giapponese, la moto leggo quella. Senesi goru 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 goru. E Dusciutto segna in rete dopo un assist dell'amico suo. Ciao amici, benvenuti. Oggi abbiamo un grande ospite, una grande voce, ma non solo, perché lo conoscete benissimo per tutta la sua attività sui social. Ciao Maurizio. Maurizio oggi mi deve insegnare un po' di cose e io poi però lo metterò alla prova sulla telecronaca. Io voglio imparare anche, cioè io sono qui anche per imparare soprattutto. Però soprattutto dobbiamo parlare della voce, siamo tutti e due operatori di voce. Esatto. Lavoriamo con la voce e ci sono tanti piccoli segreti, no, che io voglio capire da te su come fare. Per esempio io ho lavorato sulla voce per cercare di abbassarla, no? E questa è la prima cosa che ti volevo chiedere, perché tendenzialmente quando uno non studia c'è la voce di testa o di naso, si dice. Esatto. Per portarla più in basso è tutto un lavoro di diaframma. Si appoggia tutto sul diaframma. Si appoggia tutto qua. In questo modo. Che poi è la prima cosa che tutti mi chiedono. Maurizio, una cosa sulla voce, dimmi. Come faccio ad avere la voce più bassa? Che tutti vogliono la voce più bassa, no? Si studia, si impara. Gente che mi dice, ma il diaframma non ce l'ho. No, ce l'hai il diaframma. E che non lo sai usare. Che non lo sai usare, ma ce l'hai, fidati. Quindi c'è tanto lavoro. Per esempio, una cosa che secondo me non si sa tanto è che lavorare sul diaframma, lavorare sulla voce, tu sei bello fisicato anche, vuol dire lavorare anche sull'addominale. Assolutamente. Quindi vuol dire anche stare a posto fisicamente, perché se non stai a posto fisicamente non viene la voce giusta. No. Anzi, aiuta ad avere anche una buona struttura addominale nell'utilizzo del diaframma. Io mi è capitato, avendo studiato anche canto, una volta ho doppiato un film d'animazione dove il mio giapponese, quindi il mio personaggio, urlava dall'inizio alla fine del film. Ha urlato per 1 ora e 40 e i turni sono stati molto intensi. Io all'inizio scaricavo sul diaframma, poi ho cominciato a fare male, scaricavo i lati. Io sugli obliqui. Ho finito il film che mi tenevo i lombari. Perché dovevo scaricare tutto dietro, perché ti giuro, non ce la facevo. Io quando doppio i videogiochi, che diciamo in genere l'ultima sessione di videogiochi sono 1200 nomi urlati, io quindi sono in una sala piccola, calda, con i macchinari che la riscaldano, non puoi tenere la condizionata perché entra nel microfono, e quindi si fanno... Ma io non ho fatto anche un attorso nudo in estate. Ti capisco, ti capisco. Uno spettacolo che per fortuna hanno visto in pochi, quelli che erano lì, perché è proprio uno sforzo fisico, e sì, questa è una cosa che pochi capiscono. Un'altra cosa però che voi fate, allora io ho la mia voce, la imposto, poi ci lavoro e basta. Tu invece la voce la devi cambiare, la devi modulare, anche rispetto al fisico del personaggio che doppi, no? Certo, assolutamente sì, anche in base al suono che esce dall'attore. Se poi non si parla di attori umani, ma si parla di pupazzi e cartoni animati, allora lì si va sul carattere, lì si va sul gioco della voce, proprio utilizzare la voce per giocare, che è una cosa che io ho sempre fatto da quando ero piccolo. Quindi fammi un po' di vocetta. Faccio Topolino! Ah, Topolino è bellissimo! Oh, io. Ah, Pippo! Un'altra delle imitazioni che mi piacevano tanto era fregato in ventre. Gatto Silvestre in ventre. Ma Titti invece no, per Titti lo faceva, mi sa, una donna. Ilaria Latini. Mi è sembrato di vedere un gatto. Esatto, però mi è capitato di fare personaggi strani con delle voci strane. Ed è secondo me un valore aggiunto al doppiatore. Perché sì, è bello avere questa voce. Fare però quella è proprio attoriale. Sì, quella è vera. Però poi, cavolo, cioè abbiamo uno strumento musicale regalatoci alla nascita. Usiamolo, giochiamolo. Io adoro fare i io grazie. Pensa in una serie, per dirti adesso, in una serie di Netflix, io ho doppiato, stessa serie tra l'altro, ho doppiato I-Man, il famoso I-Man in una serie, e Skeletor nell'altra serie che è l'antagonista. È l'antagonista. Quindi facevo I-Man con questa voce quando era trasformato. Ne hai fatto il supereroe e il villain. Con una voce un po' più leggera quando era Adam, una voce un po' più leggera, poi si trasformava e diventava I-Man. Nell'altra parte c'era questo doppiatore pazzo americano che doppiava Skeletor, che sembrava Dario Fo quando faceva il Gram Low. Ah sì. Quindi era tutto così, e poi se lo scendeva. È tutto operare in questo modo. È stato difficilissimo, ma tanto divertente. Immagino. C'è tanto studio dietro, perché poi la voce per modularla ci vuole tanto studio e tanto esercizio. Esercizio soprattutto perché se ti capitano personaggi del genere devi fare in modo che a fine turno non rimani senza voce, se no il giorno dopo non lavori, cioè te la devi anche salvaguardare. Eh sì, perché questa è anche una cosa che spesso non si pensa, ma se fai delle cose urlate ti si straccia proprio, per quanto tu sia bravo la tieni,
Il rischio è quello. E poi perdi il turno dopo, rallenti la produzione, o magari perdi un lavoro. Infatti a volte magari te li incastri il venerdì quei turni, no? Bravo. E così sabato e domenica riposi e poi lunedì torni in sala. Se ti va via la voce, che cosa utilizzi te per fartela rivenire? Ci sono, sai, le vecchie cose, le alici, il miele, propoli, erisimo... Proprio lì fa niente. Zitto. Voglio bene al proprio, cioè, bello e disinfettante. Ma io lo spruzzo. No. Proprio. Poi no, ci sono... un po' di infiammazione, quello sì. Ci sono comunque degli esercizi per scaldarla, anche se ti fa male la gola, e riuscire piano piano a riattivare le corde. Quindi, tipo esercizi? Quindi, anche soltanto tenere una nota fissa. Vocalizzi? Sì. Anche a bocca chiusa, anche solo questo, fai vibrare le corde, le scaldi, perché ovvio, se hai mal di gola e sono infiammate, diventa tutto più complicato. Andare a urlare, andare a fare un turno diventa difficile. Ma tu veramente usi il miele, le alici, perché poi alla fine quando non ce la fai usi le medicine. Perché sai che in realtà io medicine mai? No, io no, invece un po' ogni tanto quando... Mi è capitato per fortuna pochissimo, ma ogni tanto un po' di cortisone. Mi bombavo prima della partita. No, non sono mai arrivato a quel punto. E piuttosto sposto i turni, perché se... Ci ho provato, ma la Champions non me la sposta. No, quella no. Ecco, a te la Champions non te la spostano. A me dico, guardate, non so senza voce, consegniamo due giorni dopo. Vabbè, dai, consegniamo due giorni dopo. Anche perché, appunto, è diverso da spostare la partita. E poi se con i medicinali, se sei stravolto, non ti concentri per bene. È vero. E dover seguire un attore, soprattutto se magari è un turno impegnativo... È più deleterio che altro. Spieghiamo come funziona. Allora, tu arrivi lì, hai un tuo copione. Mi viene dato il copione, che è stato prima tradotto e poi adattato. Adattato vuol dire che le parole devono essere più vicino possibile al labiale che si vede. Al labiale, no? Al senso, al sync. Hanno le pause segnate, campi lunghi, campi medi, primi piani, di spalle, fuori campo. Io ho segnato tutto, ok? E il copione è diviso in anelli, che sono circa delle sequenze di circa un minuto, fai tu. Mi viene dato l'anello dove si trova il mio personaggio, vedo l'anello, quindi vedo la scena, la vedo in video, la sento nelle casse della sala. Diciamo, la scena è classica, no? Te il leggio, esatto. Le cuffie e lo schermo davanti per vedere, sì, la cosa. La prima me la vedo zitto, solitamente. La seconda visione, prendi le misure con le lunghezze, in un mondo ideale. Certo. In un mondo ideale. Quando hai, diciamo... Avendo tutto il tempo a disposizione. Avendo il tempo a disposizione. La prassi sarebbe questa. Poi viviamo nell'epoca dove se ti do una cosa mercoledì, tu me la devi consegnare martedì, il giorno prima me la devi consegnare. Quindi devi correre. Quindi la vedi, la fai, purtroppo molte volte. L'ideale sarebbe vederla, poi rivederla provandola, poi provandola con l'audio in cuffia e poi magari inciderla, rivederla e vedere se va bene. Questo sarebbe l'iter. Anche perché io in cuffia ho l'audio originale. So quando il mio attore attacca a parlare, è segnato anche sul copione, poi io devo essere agevolato più possibile tecnicamente perché io devo pensare alla parte recitativa. Anche, sai, molte cose tecniche alla quale nessuno ci pensa, ma la distanza degli interlocutori è importante. Se io vedo due interlocutori che parlano vicini ma sono al chiuso o sono distanti all'aperto, distanti al chiuso, il tono deve essere diverso. Io ho un'emissione vocale differente e una distanza differente dal microfono. Se il mio personaggio entra in una stanza in campo lungo e si avvicina a parlare con l'altro personaggio che invece è in primo piano, non so, una sequenza del genere, senza stare a camminare, anche semplicemente tenendo una gamba indietro, poi piano piano ti avvicini. Ultimamente sono cose che fanno in mix. Addirittura adesso dice no, i campi non li facciamo. Però un campo fatto in mix e un campo fatto in sala hanno due risultati diversi. Certo. Che soddisfazione c'è poi a incontrare gli attori che hai doppiato? C'è, loro, voglio dire, ti apprezzano? Perché poi in Italia il lavoro del doppiaggio è molto più evoluto che nel resto del mondo, no? Cioè siamo i primi o tra i primi, insomma. Sì, tra i primissimi. A me è capitato di sentirne alcuni via Facebook, addirittura che mi hanno scritto un ragazzo tedesco che faceva una telenovela, che ho doppiato io, si chiamava Lena, amore della mia vita. Tedesca, fantastica. Fantastica. Favolosa. E mi scrisse lui. Poi su Facebook. È difficilissimo a mettere il labiale. Mi scrisse lui su Facebook. Ah, Maurizio, ciao, io so che mi hai... Grazie comunque, perché io faccio carino. Schifo. No, ho detto no, vabbè, dai. Tranquillo. È vero. È vero, però stai buono. È vero. 10 volte meglio in italiano, infatti. Poi mi è capitato di incontrare Iago Garcia,
che è questo attore spagnolo che recitava in Una vita di Canale 5. Un'altra telenovela di quelle. Terra. Che poi sai, quando ti dicono qual è la cosa più importante che hai doppiato, è talmente soggettivo. Certo. Perché quelle quante puntate erano, tipo? 2000. Centinaia. Il mio muore a un certo punto. Meno male. Il mio muore. La perché è morto. Perché? Sono libero! È stata la prima volta quella. No, perché, allora, le telenovelas sono un meraviglioso bancomat, proprio detta brutta, no? Sono un bel bancomat, perché tu fai 200-300 puntate, insomma, è lavoro assicurato, perché noi doppiatori lavoriamo su convocazione, non abbiamo un contratto che ci assicura un guadagno fisso al mese, quindi o lavori o non lavori. Per quello in diciamo che se non c'hai lavori, voce. Esatto. E mi ricordo che mia zia mi telefonò in lacrime per dirmi, finalmente hai raggiunto il livello, l'apice del doppiaggio. Perché doppiamo una telenovela? Ma per lei, per quello ti dico, è tutto soggettivo. Perché se vado da un bambino ora, se vado da un ragazzo e dico, io doppiavo i Pokémon. Addio i Pokémon! Capito? È talmente soggettivo in base alle persone con cui parli che poi finisce lì. Insomma, incontro Iago Garcia. Perché c'è il nome. Iago Garcia, Don Justo. È il cattivo Don Justo. Ombre. Lui era fantastico. Lui era, le recitava in diagonale. Cioè, questa recitazione ipotenusa stava in diagonale. E quindi la voce era in costume, no? È una serie ambientale 1800, primi anni del Novecento. E lui, alto, questo cappottone. Carmela della sua aveva pure... Cioè, sta tono, sta melodia unica. E io mi appoggiavo... E lo seguivo. E lo seguivo. Insomma, ho incontrato in questo centro commerciale a Prato, all'inaugurazione del Carrefour. Favolosa sta scena, perché mia madre quando seppe questa cosa mi devi portare, mamma, andiamo da Iago Garcia, lo conosco pure io. E lui fu contentissimo, tra l'altro parla benissimo italiano, mi fece tanti complimenti, insomma fu una bella cosa. E invece di recente mi è capitato di incontrare Zachary Levi, che io ho doppiato in Shazam, anche nel secondo Shazam, l'ho doppiato in tante altre produzioni in realtà, anche un film. Sembra simpatico a vederlo. È così. Simpaticissimo. Ah, vedi? È simpaticissimo, l'ho incontrato la prima volta 4 anni fa a Londra per la presentazione del primo Shazam, e qualche settimana fa a Roma per il secondo, abbiamo legato molto, abbiamo fatto un video insieme, lui molto simpatico, molto disponibile. In realtà io credo che apprezzino questa cosa, perché alla fine noi siamo il filtro, perché questo è il doppiaggio, noi siamo un filtro, noi siamo un servizio, siamo un tramite. Noi dobbiamo far sì che l'utente finale possa usufruire del prodotto il più simile possibile all'originale. Vi preoccupa un po' questa cosa che adesso tipo i miei figli guardano tutto in lingua originale con i sottotitoli invece che con il doppiaggio? Ma a me no, perché comunque c'è la scelta. Sì. C'è la scelta. Finché tu hai la possibilità di scegliere puoi guardarlo. Anch'io ogni tanto scelgo il doppiaggio perché, per esempio, quando non c'hai voglia di stare lì e vuoi stare più rilassato, più tranquillo, metti il doppiaggio. Anch'io guardo cose in originale, per carità. Poi dipende da cosa. Io magari sono talmente tanto fissato sul doppiaggio che se una cosa che sto guardando mi suona male, me la metto in originale. Perché diciamo che come io con i telecronisti, qualcuno mi piace, qualcuno meno, qualcuno per niente, sarà la stessa cosa anche esattamente la stessa da utente con i, doppi- sì, con sì, i doppiatori. Sì, poi alla fine sarò doppiatore, ma sono anche utente che usufruisce di quello che viene doppiato o meno. Perché secondo te la scuola del doppiaggio si è così sviluppata in Italia rispetto ad altri paesi? Ma perché nasce da noi quasi 100 anni fa con dei grandissimi attori di teatro che arrotondavano, diciamo così, facendo doppiaggio. Poi c'è stata ovviamente questa grandissima produzione di cinematografica all'estero che abbiamo importato in Italia e pochi parlavano in inglese, quasi nessuno. Esatto, e quindi è stata una commutazione talmente grande che siamo arrivati a un certo punto dove si arrotondava col teatro, molti di più arrotondavano col teatro, mentre prima avevano iniziato col contrario, era una cosa in più. Si è creata quindi questa scuola, questa solida... ripeto, scuola, insegnamento, una nostra eccellenza, chiamiamola così, una nostra eccellenza che si è portata poi avanti con gli anni. No, perché dovete sapere che non tutti i paesi, cioè doppiaggio, allora in molti paesi non curano il sync. Poi stavamo ridendo prima di accendere le telecamere, facciamo una prova del tipico doppiaggio polacco dei film, no? Per esempio, io faccio l'attore in italiano e tu fai il doppiatore polacco. Bene. Polacco Gramlo. Un polacco, un po' no. Sì. Da schievo lavora. Da Boschi Lavra, due siamo reali, di crudoso, brava. Solo che è sempre lo stesso sì, per tutti gli attori. Poi, se tu fossi stata una donna, sarebbe uguale. È uno solo che ma è una donna, tu vedi questa scena, Shining.
questa scena, lei che piange, te lo guardi in polacco, c'è cioè lei che piange e questo fa... Non c'è la minima vicinanza emotiva, sì. La cosa veramente... Però è fantastico, se vi capita di vedere, se avete i decoder, ci sono sì. Verso i canali, quelli di 5.000, ci sono delle televisioni polacche, io ogni tanto vedo qualche partita... polacca su quei canali. Non sentire i commentatori italiani. No, proprio, è proprio le partite del campionato polacco, mi vedo ogni tanto e sono malato di mente, quindi ci sono queste cose. E, c'è stato un periodo in cui molti doppiatori, o anzi pochi doppiatori, facevano molti attori, no? Tipo il grande Ferruccio Amendola, che è stato, diciamo, il totem forse dei doppiatori, c'è stato a un certo punto e li faceva tutti lui, sì. Hoffman, Pacino, Stallone. Ferruccio Amendola, secondo me, può essere segnato un po' come una sorta di switch nel mondo del doppiaggio, che se tu pensi Via col vento, sì. Il doppiaggio di Via col vento è molto teatrale. Non avete il minimo tatto. Forse preferite che mi metta in ginocchio? Siete uno sprontato e un villano, andatevi. Perdona. Molto perché? Teatrale. Perché Via col vento è teatrale. Molte volte dicono, com'è cambiato il doppiaggio? Il doppiaggio non è cambiato, il doppiaggio si è adattato, certo, a quello che è l'originale. Se loro recitano in un modo, noi li doppiamo in quel modo, perché altrimenti non funziona. Se tu provi a doppiare adesso Via col vento, per quanto ci metti degli attori straordinari, viene una cagata, sì. Perché non si sa più recitare in quel modo, perché tutto viene da sé. Però Ferruccio Amendola è stato uno switch che ha fatto capire, anche secondo me... Il papà di Claudio Amendola, perché papà di Claudio Amendola, il nonno di Alessia Amendola, con cui ho lavorato tantissimo e conosco benissimo, per esempio, questo realismo, no? Un po' più parlato, un po' più senza fare la minima attenzione necessaria alle parole. Anche un po' più sporco. Un po' più sporco, cioè... più... però è vero, è naturale. Perché poi il segreto del doppiaggio, come mi diceva il mio insegnante Aldo Stella, bisogna recitare facendo credere che non lo si stia facendo. Quello è proprio il segreto. Se e poi non è facile perché lavori solo su... Cioè io credo che comunque quando poi fai l'attore e non il doppiatore, diciamo con la tua immagine anche a tutto tondo ti aiuti anche col corpo, no? E invece lì, no, credo che sia una difficoltà in più fare solo sulla voce. Io mi muovo tantissimo in sala, noi ci muoviamo. Però devi curare molto la voce, quindi tanto. Quella roba lì è un po' in testa tua, no? Poi alla fine. Ci sono occasioni che ti permettono di fare delle cose molto belle, per esempio per il film di Elvis Presley. Nella seconda metà del film, quando lui... doppiatore Elvis. Nella seconda metà del film, quando lui poi è a Las Vegas, lui ha sempre il gelato in mano, no? Poi lui, Austin Butler, che è stato straordinario, recita sempre con il microfono attaccato alla labbra. E tu come lo fai in doppiaggio questa cosa? Perché c'hai il leggio qua, il microfono qua. Sì. Sembri scemo. E mi ricordo che l'idea più geniale che ci fu in sala a un certo punto è stata da parte della funzionaria di Warner Bros. Disse, ce l'avete un gelato? Mi attaccarono un gelato vecchissimo. Uno di quei, si chiamano HG, quei esatto, vecchi HG. Esatto, quelli grossi così. Mi attaccarono il gelato col cavo. Io tutte quelle sequenze lì, di Las Vegas, tutte quelle sul palco, le ho fatte imparandomi le battute a memoria e girando per la sala col gelato. Ah, come se come se io fossi sul palco e seguivo, potevo seguire ogni suo movimento. Perché se lui parla col gelato e tira sulla testa e comincia a parlare così, tu a leggio non la fai sta cosa, non funziona. Ti puoi contorcere quanto vuoi. Spieghiamo anche che è molto più difficile anche una cosa, che tu hai i microfoni che si usano, diciamo, sono ipersensibili, esatto. E anche un po' protettivi sulle P, sulle cose. Invece il gelato, quei vecchi di ferro durissimi, prendeva tutto. SP, perché uno dei problemi, per esempio, magari a casa, che quando fai, non so, tira in porta e ti viene PUM! Quindi è una cosa... Io ho dovuto fare così in Sudafrica. In Sudafrica c'erano quelle maledette vuvuzelas. Ok, ah! Quel rumore pazzesco che dava un fastidio terribile. E noi a genere abbiamo un microfono direzionale, sì. Sulla cuffia. E prendeva tutto l'esterno e quindi abbiamo usato i vecchi microfoni dei telecronisti inglesi, quelli che hanno il ferretto davanti, sì. Che ti metti a distanza e sono un gelato poi, perché prendono solo solo davanti. E però ti facevano le P, devi stare attento, cioè diventa incantante. Io la tenevo attaccata alle labbra, la tenevo proprio qua. Fantastico. Doveva prendere tutto, anche perché poi rispecchiava tantissimo la qualità del suono che c'era in quegli anni lì, che erano nei primi anni 70. Certo.
è stato bello come lavoro, è stato molto immersivo, non soltanto a livello di voce o di assimilare, proprio anche fisicamente è stato intenso, è stato. Sì, è bello duro, sì, anche sì, da quel punto di vista. Un grande film, tra l'altro, molto molto bello. Sai che proverò a farti fare una telecronaca oggi? Dai, io ho sempre... Allora, caratteristiche delle telecronache, te le dico velocemente, faremo degli highlights. Ok. Lì abbiamo le formazioni, magari te le studi prima perché devi vedere prima già. Ecco, che... voi, ecco, ora mo ti faccio le domande. Perché io da piccolo mi sono sempre chiesto, come fa? Perché una volta mia sorella mi disse, ma come fa a sapere che è lui? A parte che c'è il numero sulla maglia, ma tutto quanto, ma poi mi dicevo, ma loro hanno un elenco, hanno nome, numero, ma le pronunce soprattutto, che per me è una cosa importantissima. Allora, pronunce, prima c'era un metodo molto pratico, cioè tu andavi allo stadio e c'era una partita tra la squadra italiana e la squadra norvegese, andavi dal telecronista norvegese e te li facevi. È preciso. E te le scrivevi come erano le pronunce. Adesso ci sono dei siti, c'è un sito che si chiama forvo.com, per esempio, e tu metti il nome e c'è uno della lingua madre che ti legge la pronuncia del giocatore e quindi è impossibile sbagliare. Possibile sbagliare. Infatti quindi... molti se le inventano le pronunce e poi dicono a me che me invento, invece se le inventano loro perché io vado a controllare come è la pronuncia reale. Poi per ricordarti i giocatori, noi tendenzialmente abbiamo le formazioni a memoria, quindi nome e numero ce l'hai a memoria perché non puoi avere il tempo di lettura per andartelo a cercare e quando lo fai vuol dire hai lavorato male. Anche perché non riesci a seguire l'azione. E poi c'hai delle caratteristiche fisiche, capelli, scarpe, che ti aiutano a riconoscere. C'è stato un periodo, dico sempre, che a Palermo giocavano tre alti uguali e tutti e tre senza capelli. Era impossibile. Bresciano, Guana, mi ricordo il terzo, e si scambiavano il pallone delle posizioni. E lì ogni tanto, io un giorno gli ho detto, voi tre vi dovete mettere tre scarpe di colori diversi. Perché se no, noi andiamo in palla, quindi fatelo. In effetti poi ogni tanto hanno queste accortezze. Però diciamo che è quello, quindi c'è il colpo d'occhio e poi c'è il ritmo da tenere. Qui ci sono due scuole di pensiero, adesso si dice parli troppo, parli poco, secondo me non è un fatto di quantitativo di parole, ma di scansione metrica, quindi devi fare delle... Secondo me la telecronaca perfetta non è un soliloquio, ma ci sono delle cesure. Quindi è meglio fare frasi corte con punti. Ok. Quando, però tu avrai poi praticamente solo azioni perché avremo gli highlights e quindi devi fare la programma. Con che voce la vuoi fare però? Perché questo è importante. Perché per esempio a me piace molto la voce bassa, però se è troppo bassa da doppiatore viene un po' attoriale. Non viene delle cronaca. Viene un po' attoriale, quindi devi fare una voce... Si può usare una voce in maschera secondo me in questo caso. Ah, che vuol dire? Bella sta cosa. Si può usare una voce in maschera, una voce proiettata verso l'alto. Una voce in questo modo che si proietta verso questa l'alto, è molto ma non è di testa. Questa è una voce di testa, questa è una voce di testa, questa sì. Questa invece è una voce in maschera. Questa non è male. Questa è molto telecronaca. Questa secondo me è molto telecronaca. Poi ci sono, è come quando fanno in radio, perché poi ci sono i telecronisti che fanno, pensano di fare la voce da telecronista. Perché a me quelli che mi scrivono, io faccio il doppiatore Maurizio. Pensano e di parli fare questa così, cosa. La regola poi fondamentalmente, diciamo che io per esempio ho cambiato molto, se senti le telecroniche 20 anni fa ho la voce abbastanza di testa e nasale, poi l'ho abbassata molto, anche perché con l'età poi cambia un po' la voce, ma anche con l'esperienza, con tutto tante quanto. Cose, tecnica. Però tendenzialmente io dico sempre che la voce in telecronaca è un filo più, diciamo, di diaframma della tua voce normale. Poi dopo c'è l'emozione, quindi poi l'emozione che... non è attoriale, ma è quello che vivi sul momento. È vera. Te la può un po' modificare. Quindi. Che facciamo? Cominciamo Vai. A vedere. Sì, Vai. Sì, mi piace. Ok, la partita che abbiamo scelto è stata Arsenal-Bournemouth. Qui segnano subito, noi ti abbiamo messo gli highlights. Diciamo che non pretendiamo che tu dica tutti i giocatori, perché anche lo schema è piccolo e difficile da vedere. Però mi piaceva molto. Mi fai quella prova come quella che mi hai detto in giapponese quando giocavi con i giochi Chi è giapponesi? Che segna? Billing. Ok. Billing. Senesi, goru 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 goru! E du shuta! Sai che quasi quasi la faccio fa tutta in che giapponese. Poi, che poi, io, cioè, non è che era in giapponese, era in... Era, cioè, diceva, goru goru, acrobatic shuta. Che, tira corbani. E du shuta. Colpo di testa. Colpo di, cioè, era tutto così, corna kick. Quindi, oh, penalty! Quindi era in inglese giapponesizzato. Era in Japanglish, era... Fantastica questa cosa. Questo è il gol del 2-1 che segna Partey su respinta del portiere Neto.
Eccolo qui, poi bisogna anche commentare il replay, qui nel replay puoi commentare magari l'uscita sbagliata, fai più un commento tecnico, no? Poi però... qui 70esimo segna White, quindi il pareggio al 70esimo, qui devi avere un attimo di attesa perché l'arbitro... E certo, non puoi esultare, no? No, perché l'arbitro glielo dà l'orologio che è gol, in questo caso, e segna parte in questo modo, il portiere da dentro, la tira fuori, quindi è gol, aveva segnalato anche il guardaline. E qui, insomma, poi sui replay dici quello che ti pare fondamentalmente. E però, poi, però sempre tecnico comunque. Sì, e questo è al 97esimo, quindi è un gol che perdevano 2-0, vincono 3-2, restano in testa alla classifica e segnano al 7° minuto di recupero. Quindi un evento clamoroso. Dopo che hanno preso un gol dopo 11 secondi. Esattamente. Quindi diciamo una partita che è durata tanto. Partita assurda questa. Classica partita calcio inglese. In Italia sarebbe finita 0-0 sta partita. Invece in Inghilterra... o 3-0, invece in Inghilterra finisce 3-2. Siamo pronti? Vai! Tanto basta che ti ricordi i marcatori fondamentalmente. Che sono Billing, Senesi, Partey, White e Nelson. Ok. Aspetta, quindi... L'Arsenal è quello bianco e rosso, sì. Tu mi insegni. Ecco. Bravo. Quindi l'altro... Questa non era male come domanda. Sai che è capitato delle volte? Non ci credo. A me una volta mi è capitato in calcio tedesco, una partita tipo di... ultimi e penultimo in classifica, una cosa del genere, erano tipo Wattenscheid, Borussia Mönchengladbach di allora che andava malissimo, e mi si presentano il Borussia Mönchengladbach in arancione e il Wattenscheid in verde, e quindi io il primo minuto di telecronaca... Hai fatto al contrario? Il primo minuto di telecronaca, no, perché abbattono il calcio all'inizio, a me viene il dubbio, quindi il primo minuto di telecronaca, grande melina, non dico un nome. Poi finalmente la palla va all'attaccante, che era indiscutibilmente lui. Conoscevi? Perché non c'avevo le formazioni, ovviamente. Ma giustamente. Giustamente, a quell'epoca si faceva anche senza formazioni. E quindi finalmente riesco a capire chi era senza chi? Formazioni e coi numeri senza i nomi sulle maglie. Quindi era una cosa completamente difficilissima. Follia. Cioè tu hai capito dopo... Lo sai cosa facevi con l'album? C'avevi l'album con le fotografie, c'avevi lo speaker che magari te ne faceva capire 6 o 7, e poi gli altri, tu ci avevi la rosa e più o meno riuscivi a capire chi erano. Diciamo che intorno al 15° del primo tempo sapevi chi giocava. Dopo un quarto d'ora. Dopo un quarto d'ora ci avevi risettato. Vai, partiamo. Allora, amici, Arsenal-Bournemouth. Vai, Mauri. Inizia la partita col Bournemouth subito in attacco. Si lancia già sulla fascia nei primi secondi della partita. L'azione potrebbe risultare efficiente ed è gol! Dopo 11 secondi, Billing segna in rete dopo un assist dell'amico suo. Sarà amico suo. Sì, ma tanto molti telecronisti fanno così, non è che... poi durante il replay, sì. Pensate, dopo 11, soltanto 11 secondi, il Bournemouth si porta in vantaggio. Bournemouth sfavorito. Cioè, non lo so se è sfavorito. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Ed è gol di testa. Approfitta della distrazione della difesa Senesi, italiano, che molto probabilmente... Di origine, ma di origine di passaporto. Ah, c'è una scritta in giapponese, a modo leggo quella. Nel replay si può vedere benissimo come era smarcato Senesi e riesce ad andare a rete con un colpo di testa. Ma subito qua siamo nell'aria. Sì. È l'Arsenal che cerca di portarsi in vantaggio ed è parti! Non parti mai da solo e vai in rete! Ne dite mai ste cazzate voi sui cognomi? Ogni tanto qualcuna volontaria e qualcuna anche involontaria di cazzata, ne diciamo. Dimmene una involontaria perché sono curioso, perché poi con tutti sti cognomi... A proposito dei nomi, involontaria io faccio una telegrafia... A parte che mi prendeva in giro sempre Diego Abbadantuono quando c'era Pepe che giocava, no? E ti capitava di dire sale Pepe. E allora Diego subito scriveva questi giochi, questi penosi giochi di parole, Diego mi scriveva subito. Però erano cose, oppure a me è capitato di sbagliare pochi, però un marcatore in particolare in un derby, c'era Vucinic che giocava in attacco con la Roma, il derby era Roma-Lazio, c'erano Vucinic e Baptista detto la bestia, che è un giocatore di colore. Io ero in una postazione bassa, quindi quando saltavano di testa, tu vedevi le gambe più che... Ok, perché era proprio bassa. Sei a bordo campo. Non a bordo campo, però una postazione bassa. Quindi sul calcio d'angolo, quando saltano quelli davanti, quelli, se la prende la palla quello dietro, tu vedi le gambe ma non vedi la testa. Quindi io vedo le gambe, vedo il colore e dico... Baptista! Era Vucinic con la calzamaglia. Detta una cazzata. Lì poi dopo lì riprende. Ma mettitela blu! Ma mettitela, non posso perché c'hai i pantaloncini neri, quindi doveva mettere la cazzamaglia di stesso colore i pantaloncini.
No, ogni tanto capita, e poi ti capita anche di dire delle cose, oppure quando inizi una frase e devi cercare di chiuderla, e allora fai tutto un giro di parole per chiuderla, e lì è molto importante, io dico sempre, come immagino anche per la tua professione, tu hai un copione, noi no, e quindi è molto importante leggere tantissimo. Certo, fare affidamento. E avere più possibilità lessicali per riuscire a esprimere quello che vuoi dire nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile. Quindi stavamo a parti, manca, ok, 2-1 per il Bournemouth. Torniamo alla voce in maschera, il colpo di testa durante il replay, tiro a rete di parti. Siamo al 70esimo. L'Arsenal cerca il pareggio, ci prova, attenzione! L'arbitro dall'ok ed è gol di White al 70esimo, in pareggio l'Arsenal sul Bournemouth. Mi è piaciuta la pausa lunga di intenzione. Bellissima. Quella è la pausa giusta perché fai vivere l'emozione. Esatto, come ho lasciato tutto in sospeso finché ho visto l'arbitro che dava l'ok. Bellissima, poi ti dico la verità, anche io, ma a sentire la tua voce su una telecronaca, secondo me qualche collega comincerà dei pensieri. Anche io, mi ci metto dentro, mi ci metto dentro alla grande. Perché sa, tu senti te che parli così con questa voce, naturale, ma nello stesso tempo caricata, giusta, e magari ti viene da pensare, posso far meglio, devo lavorarci, posso far meglio. Vai, 97esimo, calcio d'angolo, l'Arsenal ci prova, può chiudere la partita, ed è gol! Si porta sul 3-2 con Nelson, l'ammiraglio va in rete e segna quella che è la vittoria dell'Arsenal, sudata e meritata fino alla fine. Allora, voi non avete idea di come ha rimbombato sta cosa qui dentro, sembrava di stare in chiesa, come rimbombava, amici? Cioè, ma... Il microfono l'hai messo... No, rimbombava, cioè, ti vibrava proprio. Ma guarda, vedi? In maschera la devo fare sta voce. Qua, tutta come la... faccio insegnare sta cosa della voce? Perché io l'avrei portata più bassa, invece questa era nello stesso tempo profonda e squillante. Mazza, bellissimo. Beh, promosso a pienissimi grazie. A pienissimi voti, ma non c'erano dubbi. Però adesso voglio che mi insegni a doppiare. Mi devi insegnare prima o poi a fare un doppiaggio. Ok, dico come. Allora, vieni ospite da me. Vengo ospite da te. Vieni tu ospite da me e io ti insegno a doppiare. Mi fai doppiare Rocky, che a me è il mio film Rocky. Rocky 1, Gigi Proietti. Gigi Proietti. Rocky 1, Gigi Proietti con la voce. Poi Ferruccio Amendola. Il pugile suonato, un po' così. Sì. Era bellissimo. Non abbiamo insegnato niente. Sai che c'è una cosa che hanno messo in italiano che è molto più bella che in inglese? Cosa? Allora, quando Rocky va giù nell'incontro finale, che sembra finito e non si rialza, nella versione inglese si sente solo il rumore di fondo. Nella versione italiana, che era la cosa che mi commuoveva di più, l'ho visto il film 250 volte, che era la cosa che mi commuoveva di più, era il ragazzo a bordo ring che viene inquadrato, ma nella versione inglese non si sente, che gli fa, vieni su Rocky, dai Rocky che ce la fai, con il vecchio invece che gli fa, stai giù Rocky, stai giù. In piedi. Andiamo, tirate su! Rocky! E questa cosa l'avevano aggiunta in italiano perché in inglese non c'era. Ed è una roba che dà una pompa emotiva che lì nel film quello non c'era. Quello è il periodo dove... Ah, tu devi considerare che adesso, negli ultimi anni, c'è molta meno libertà. Perché c'è una supervisione controllatissima. Dalla parte dei major. Addirittura vogliono che tu consegni le tracce delle onde sonore esattamente come sono le onde sonore dell'originale. Vuol dire non che ci deve essere nel grafico, diciamo, nel grafico deve compare. Essere uguale, cioè quella battuta lì che in originale non c'era, è stata aggiunta perché era molto evidente la boccata, ha detto copriamo questa bocca. Se tu adesso gliela consegnavi quella battuta te la levava. Sì, eh. Sì. Peccato perché invece arricchisce tantissimo invece questa roba qua. Invece adesso devi essere più fedele all'originale possibile. Che globalizzazione. Da un lato ok, però. Però è anche bello poi culturalizzare, cioè portare nella cultura del paese quello che vedi, no? Quella secondo me è una roba figa. Vabbè, mi insegnerà un sacco di cose, amici. Grazie di essere stato con noi. Grazie, Fab. Grande Maurizio. Ah, guarda. Cos'è? Questo è il mio gioco. Ah, il tuo gioco. È un gioco che è uscito quest'anno. Questo è un gioco di discussione calcistica. Ok. Cioè, si può giocare in diversi modi, in realtà. C'è una serie a quiz, diciamo. E poi, in base al quiz, tu hai dei vantaggi che utilizzi. Poi tiri fuori un argomento che può essere, non so, Jacobs è il più forte centometrista della storia d'Italia o d'Europa o del mondo,
e tu contro un altro devi argomentare e poi c'è un terzo e un quarto che giudicano che ha argomentato meglio. Quindi pura discussione argomentazione sportiva. Argomentazione, è un gioco filosofico. Grazie. Spero tu ti diverta. Io con te mi sono divertito tanto. Anch'io, un sacco, quando vieni da me io ti regalo il Monopoli. Quello. Cioè. Bellissimo. Ma è fighissimo. No, sai che c'ho? C'ho il gioco di Cotto e Frullato, è vecchissimo quello. Cotto e Frullato? Cotto e Frullato era un programma, il programma con cui ho iniziato su YouTube. Cotto 2013. E Frullato. Ero io con la parannanza e basta, che cucinavo. Nudo. E poi frullavo le cose, le bevevo. Sì, me lo ricordo perché Cotta e Mangiata era mia moglie, quindi... Vedi, è tutto collegato. Cotta e Mangiata, quindi vedi che ci siamo ritrovati. Però a mia moglie non glielo faccio vedere, te così, no, palestrato solo con la parannanza. No. Ciao. Non gli dico niente a mia moglie. Lasciamo così, ma qui.